Il primo Taranto, incompleto sì, ma in fase di rodaggio, è pronto a svelarsi. Antenna Sud sul canale 14 trasmetterà la sgambata contro la rappresentativa locale del Valdagri, un test non probante dal punto di vista delle difficoltà, ma senz'altro utile per determinare lo stato di forma del gruppo dopo oltre una settimana di lavoro. Capoanno dovrebbe sperimentare due moduli, il 3-4-3 e il 3-5-2. Il primo è quello base, attorno a cui ruoterà la stagione 24-25. Il secondo è l'alternativo sulla falsariga di quanto già accaduto lo scorso anno. Miceli in retroguardia, Calvano nella veste di play e Ferrara sulla corsia sinistra sono i perni della squadra. Curiosità per vedere all'opera i nuovi su tutti i portieri, Nobile e Soncin, l'esterno destro Pierozzi e l'ala, anche lui destra, Miloš Bočić. Mercato intanto in totale stand-by. Saltata la trattativa con Welbeck, le operazioni in entrata sono in fase d'impasse. Pezzella dell'Avellino ha dato la sua disponibilità nel trasferirsi in rossoblu, ma c'è il veto degli Irpini che in cambio chiedono Enrici. Priorità alle uscite, ma non ci sono offerte né per Matera né per De Santis. L'unico potenziale addio a ora è quello di Crecco, destinazione Foggia, oppure Latina.